E buongiorno e bentornati a Il Mattino All'Ora in Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Vargion e benvenuti alla nostra rubrica Vargames. Buongiorno ed eccoci entrati subito nell'atmosfera oscura anche qui della nostra rubrica Vargames. Buongiorno, come state? Come state? Io spero vada tutto bene. E siamo qui per il terzo episodio del libro game che stiamo portando avanti questi giorni, ovvero Dossier Anunnaki, ovvero questa avventura che vede un priore diverso dal solito, questo spacciatore così che si ritrova a dover fronteggiare una situazione particolare. Sua sorella è scomparsa e noi siamo chiamati, diciamo, a ritrovarla, a vedere dove sia finita. La scorsa puntata ci siamo concentrati maggiormente su un aspetto legato più che altro al combattimento, e quindi abbiamo perso parecchio tempo comunque a combattere. Se oggi dovesse ricapitare insomma un combattimento, ho una chicca, perché veramente un amico mi ha fatto un grandissimo favore, ma ne parleremo più avanti se ci sarà bisogno, naturalmente. Comunque, abbiamo avuto un po' di informazioni, abbiamo chiamato praticamente questa discoteca che a quanto pare potrebbe fornirci dei dati, potrebbe dirci insomma cosa sta succedendo. Comunque, vado un attimo così a salutarvi a voi tutti che siete qui. Fate i cazzi tuoi, dice giustamente Simone. Ok, buongiorno Simone, benvenuto. E buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto e tutti quelli che si aggiungeranno comunque alla diretta o che la ascolteranno ovviamente in differita. Andiamo adesso subito a proseguire la nostra fantastica cavalcata con il paragrafo 53, che era l'ultimo che abbiamo letto l'altra volta, ma vado a rileggerlo perché io sinceramente non me lo ricordo, quindi dovrete avere la pazienza di ascoltarmi. E niente, 53. Dopo aver osservato in maniera approfondita la pubblicità della discoteca, che offre un prezzo ridotto per una consumazione fino all'una del mattino, concentri tutta la tua attenzione sul numero di telefono scritto a mano. Non otterrai nulla restando lì fermo immobile, per cui alla fine decidi di chiamare e di tentare la sorte, anche se prima ti premuri di occultare il tuo numero come anonimo, di modo che la persona che risponderà dall'altro capo del telefono non possa identificarti. Premi i tasti compulsivamente, con una strana sensazione di nervosismo, fino a quando senti il suono del primo squillo. Due squilli, tre. «Chi è?» domanda qualcuno all'improvviso, cogliendoti di sorpresa. A giudicare dalla voce sembrerebbe un ragazzino. «Chi è? Pronto?» «Perdonami, sto cercando un amico e casualmente ho trovato il tuo numero», rispondi per confondere le acque, dicendo la prima cosa che ti viene in mente. «Chi sei?» «Ma come chi sono? Sei tu quello che mi ha chiamato? Chi diavolo sei tu?» Non c'è dubbio, si tratta di un giovane, non più di 20 anni. «Scusami, non voglio disturbarti, però come ti ho detto sto cercando un amico, è importante». Ok, chi cerchi? Come si chiama? È qualcuno della facoltà?» «Facoltà? Nadine, chi cazzo è questo tizio e cosa c'entra con tutta questa storia?» pensi tra te e te disorientato. «Sì, è della facoltà», replichi tenendo il gioco. «Si chiama Nico, o meglio Nicolas. Non mi risulta nessun Nicolas nella mia classe di giornalismo. Però aspetta, dove hai preso il mio numero? Chi te l'ha dato?» «Giornalismo? Ma che cavolo... Mi senti? Chi sei? Dimmelo!» insiste il tuo interlocutore, decisamente infastidito dalla surreale conversazione, con un tono della voce che denota chiaramente la volontà di chiudere la chiamata.
devi inventarti qualche escamotage. E ci siamo fermati qui, che dovevamo decidere cosa dire a questo ragazzo per ottenere le informazioni che ci servivano. Nel frattempo arriva Walter, buongiorno caro. Se decidi di rivelargli la tua vera identità per tentare di proseguire la chiacchierata e scoprire la relazione di questa persona con tua sorella, vai al 77. Se al contrario vuoi continuare a mantenere segreti i reali motivi della tua chiamata, 13. Ecco. Vogliamo dire a uno sconosciuto cosa facciamo? Allora, tecnicamente mi sembra una persona innocua, cioè, però è ovvio, siamo... Mi sembra una persona innocua questo tizio che abbiamo appena chiamato. Mi sembra uno, alla fine, che potrebbe non essere un problema, ecco, dirgli chi diavolo siamo. Potrebbe non costarci più di tanto. Ciao, sono spacciatore, ti bombi mia sorella. No, in effetti potrebbe non essere esattamente la migliore delle presentazioni, però però potremmo effettivamente dirgli: guarda, sto cercando mia sorella, che è una domanda assolutamente lecita, e è il figlio della sorella, onesto. Ma guarda, io sarei per dirgli: guarda, sto cercando mia sorella, molto semplicemente, cioè senza troppi escamotage, così, anche perché è evidente che il nostro personaggio non è proprio un asso del sotterfugio, quindi a meno che non ci facciano fare qualche prova da tirare, io direi solo che cerco Sorema, ma infatti io pure direi ci visto a Sorma, quindi direi... Ma sì, dai, 77, dai, facciamo una domanda diretta senza troppi cazzi e mazzi annessi. Quindi, perfetto, signori. 77. La tua mente brulica di idee, cercando di trovare le parole adeguate per mantenere aperta la conversazione col tuo strano interlocutore. Hai optato per rivelargli la tua vera identità, una decisione forse imprudente o azzardata, che però ti fa guadagnare un punto esperienza. Annotalo sul registro, ricordati di contrassegnare una delle caselle dei punti vita base e una dei punti destino. Buono, signori, buono. Quindi, punti destino, punti vita base. Punti esperienza, segniamo un'altra lineetta e ci siamo. E andiamo. Continua al paragrafo 100. Tonk. E andiamo. Sono il fratello di Nadine, esclami con tono estremamente serio. Lei è sparita, credo che si trovi in pericolo, sto cercando di aiutarla. All'altro capo del telefono un lungo silenzio. A un certo punto credi che abbia riattaccato. Arrivi addirittura a guardare lo schermo del tuo cellulare, per controllare che la chiamata sia ancora attiva. Ci sei, mi hai sentito? Insisti per ottenere una qualche risposta. Sì, sì. Avevo avvisato Nadine di non spingersi oltre, che questo sarebbe potuto accadere, ma non mi ha dato retta. Ascolta, chi sei tu? Cosa sai di mia sorella? Non è sicuro parlare al telefono. Vediamoci di persona, stasera alle 9, in un luogo pubblico con molta gente, all'ingresso della stazione ferroviaria. Va bene, ma come farò a riconoscerti? Non sarà un problema. Semplicemente soffermati sul mio aspetto. Sono un dark. Mazza. Informazioni non male, ok. Dopo aver detto queste parole, il tuo interlocutore riaggancia, lasciandoti con una strana sensazione di inquietudine. Nadine, cosa hai combinato? Questa faccenda si complica sempre di più.
continua al numero 94 e scegli un'altra opzione. Ok, torniamo al 94. Quindi perfetto. Il 94 era praticamente la zona sicura, cioè dove stavamo effettivamente. Esatto. Esatto, Walter. Bello, bello. Mamma mia, quant'è 2010 questa cosa? Mamma mia, reato di 2010, assolutamente. E io le ho viste. Mamma mia, queste cose le ho viste su MSN Messenger, queste cose così, mamma mia. Che tempi oscuri, ma di cui ho una grande, grande nostalgia. Perfetto, adesso mi è presa male. Comunque, abbiamo visto, c'è la piccola chiave di cui, fra le cose che possiamo effettivamente visionare, c'è la piccola chiave, che avevamo già visto. Il foglio, mi pare che l'avessimo già controllato, se non ricordo male. Andiamo a vedere 28, sì, avevamo già visto, insomma, che tra l'altro il foglio era, c'era la grande pubblicità fantastica del blog dell'autore, che ci abbiamo perso, ci ho perso fin troppo tempo andare a vedere che cacchio fosse. Pendrive 41, mi sembra che l'abbiamo visto. Il problema è che giustamente non abbiamo il computer, quindi non possiamo troppo metterci qui a visionare le cose. Sì, infatti dovevamo tornare a casa prima di aprire i documenti. Il flyer del tempio 53, mi pare che avessimo visionato anche questa. Sì, beh sì, è quella da cui siamo venuti praticamente. Quindi c'era il flyer del tempio. Il tempio sarebbe questa discoteca che abbiamo chiamato Aurora. E di conseguenza non abbiamo più niente da fare. Possiamo andarcene e tornare al nostro appartamento. Quindi 66. Ordine 66. Ok, andiamo. Irrequieto, guardi l'orologio del tuo cellulare. Sono le 18:57, per cui hai appena tempo di prepararti per l'appuntamento con il Dark. Madonna, cioè. Ma, cioè, 2 ore. Cioè, sono poche, vabbè. Decidi quindi di tornare a casa per farti una doccia, sistemare la ferita sulla testa, cambiarti e mangiare qualcosa. Tutte queste cose di cui avverti un estremo bisogno dopo la dura giornata che hai dovuto affrontare. Per il momento non c'è nient'altro che tu possa fare in casa di tua sorella. Per cui te ne vai e guidi come un pazzo fino ad arrivare al tuo appartamento. Una volta in casa, chiudi bene la porta e ti fiondi sul frigorifero per placare il tuo stomaco che brontola. Non ti attardi troppo, dato che sei ansioso di scoprire cosa contenga la pendrive di Nadine. Mentre ti scoli una birra ghiacciata, ti siedi davanti al computer e introduci una chiavetta in una delle porte USB. Immediatamente si apre una nuova cartella, rivelando una serie di fotografie. Una cinquantina in totale, di quella che sembra una festa in costume. Halloween, forse, a giudicare dagli abiti di alcuni personaggi che compaiono nelle immagini. Ti accorgi però che c'è qualcosa che non quadra. Le persone non sono mascherate, danno più l'impressione di essere dei dark, dei gotici. Come il ragazzo del telefono col quale mi sono accordato. Tutti paiono divertirsi tranquillamente, però mano a mano che procedi nella visione delle immagini, le immagini cominciano a cambiare. Si intravede una stanza differente, molto più piccola, e una giovane ragazza nuda con delle cinghie di cuoio nero che le circondano la vita e il collo. Un seno prorompente scoperto e la zona inguinale a favore di fotocamera, completamente depilata. Cazzo che gnocca, ha un corpo spettacolare! Non lo sto dicendo io, c'è scritto nel quaderno, nel libro, cioè andate a controllare dossier Nunaki, pagina 77. Quindi non sono io. Si vuole fare il dark, probabilmente, sì. Pensi mentre ingrandisci l'immagine sullo schermo del computer senza riuscire a evitare un'erezione. Ma perché? Madonna!
tornano questi momenti cringe, oltre l'inverosimile, proprio da Omen Exitio Plug più o meno. Cioè, veramente, queste cose a me danno un fastidio, come sapete, ma vabbè. Ma vabbè. La giovane è legata a una sedia con delle corde, e la scena ha tutto l'aspetto di una qualche pratica sadomaso. I tuoi sospetti vengono confermati quando clicchi nuovamente col mouse. In un'inquadratura simile alla precedente, compare di fianco alla ragazza un uomo inginocchiato a quattro zampe e totalmente nudo dal collo in giù, con il viso coperto da una maschera nera di cuoio. Indossa un collare borchiato all'altezza del collo ed è legato a una catena. Il soggetto pare più vecchio di lei. Deve avere circa 50 anni, con una pancia prominente ricoperta da uno spesso strato di pelli neri e un pene ridicolo, veramente minuscolo. Vabbè. Dettagli fantastici. Nella fotografia successiva appare un'altra donna, dai fianchi formosi e dal seno procace intrappolato in un attillato e provocante completo in lattice, che tiene con forza la catena del suo cagnolino, il cinquantenne poco dotato. Di lei non si riescono a scorgere maggiori particolari, dato che tanto il suo volto quanto i capelli sono coperti da una maschera. Cazzo, ma cos'è questa roba? Che ci facevi con queste foto, Nadine? Perché? Prosegui interessato con un primo piano della ragazza legata alla sedia. Osservi i suoi grossi seni nudi mentre lei sembra essere in trance, come drogata, a giudicare dallo sguardo assente e dalle pupille totalmente dilatate. Non so se voglio leggere la prossima frase, io andrò avanti. Ma ecco un primo piano simile al precedente, in cui una mano impugna una specie di daga cerimoniale, con la quale viene incisa la parte superiore del seno della giovane. Il sangue defluisce rapidamente, scivolando sulla sua pelle bianca e gocciolando su un capezzolo arrossato. Resti senza fiato, atterrito dalla brutalità dell'immagine. Ti devi alzare dalla sedia per riprenderti, poiché non ti aspettavi di incontrare una scena così estrema. Ma non è ancora finita. L'atmosfera peggiora quando ti trovi davanti la foto del ciccione mentre lecca il sangue della ragazza direttamente dal petto nudo. Sì. Sì. Ora capisco il disclaimer, cioè capiamo dove vuole andare a parare questo libro game. Per fortuna sembra che le immagini di questo tipo siano finite. Si ritorna infatti alla festa iniziale, piena di gente per la maggior parte dark, intenta a degustare birra e Cuba Libre. Tutto normale fino a quando, proprio nell'ultima immagine, scorgi chiaramente tua sorella all'interno della discoteca. A questo punto viene assalito da un sacco di domande senza risposta. Cosa ci facevi lì, Nadine? Che malefico rituale è quello della foto? Cosa ti hanno fatto quei bastardi? Quesiti che forse verranno risolti grazie alla pista che stai seguendo, quella che ti condurrà alla stazione del treno, dove a breve ti riunirai con lo studente di giornalismo. Paragrafo 110. Complicata, signori, complicata. Dopo esserti seduto un attimo per riposare, sei finalmente pronto per l'appuntamento con il Dark. Ma prima di lasciare casa ti viene in mente la brutale aggressione che hai subito nell'appartamento di tua sorella. Forse questo incontro potrebbe risultare altrettanto pericoloso. Dopo quell'episodio devo essere preparato. Sono in gioco la mia vita e quella di Nadine. Prima di uscire vai in camera da letto, apri uno dei cassetti dell'armadio e ti metti a rovistare tra i vestiti. Oh, bene, bene, bene. Allora, se sei un giornalista, un detective privato o uno scrittore, vai al 10. Se sei uno spacciatore di droga, un mercenario o un ladro, 24. Noi siamo il priore, quindi 24. Non ascoltate il podcast mentre portate i bambini a scuola, mi raccomando. Sì, in effetti dovrei mettere tipo un disclaimer. A parte che io, mentre vado al 24... parte che io, tipo, quando carico il video su YouTube metto sempre comunque il bollino, diciamo, del non è adatto ai bambini, quindi è anche per quello che le mie visualizzazioni non superano mai tipo le 10 per i video su YouTube. Ma però sì, forse dovrei iniziare anche per questo per questa rubrica, per questo libro game, dovrei metterci il bollino di guarda bro, meglio di no, meglio che no,
meglio che no, signori. 18 più dovrei mettere. Simone, come si fa in questo caso? Come si fa su Spreaker a mettere un avviso di contenuto violento per un podcast? Comunque, ok. Alla fine trovi quello che stavi cercando. Un tirapugni che potrai nascondere facilmente tra i vestiti, per tenerlo sempre a portata di mano. In diverse occasioni hai già usato questo oggetto, che ha assaggiato il sangue di molti bastardi. Il solo fatto di portarlo con te ti infonde sicurezza, per cui lo conservi prima di lasciare casa tua. Tirapugni, che funziona con destrezza o forza, danno 1d6. Segnalo sul registro. Se lo utilizzi come arma principale, non occupa spazio nello zaino. Prosegui il numero 88. Ok, torniamo al nostro... torniamo al nostro inventario. Quindi io avevo già segnato pugni 1d6 meno 2. Ci basterà cancellare il meno 2. E prima di pugni ci scriviamo tira. Ok, e così abbiamo perso il nostro malus al combattimento. Se ce ne saranno altri, saremo pronti a dare un sacco di mazzet. Un sacco di mazzet. C'è il flag explicit. Dovrò effettivamente, un po' in fase di caricamento di questa puntata, chiaramente andrò a metterlo. Quindi anche tu, spettatore di Twitch, che sei qui adesso all'ascolto, ricordati che se sei piccolino o piccolina, insomma, se sei una persona, ecco, anche perché chissà quale bambino si sveglia alle 7 per ascoltare me, però nel dubbio sappi che c'è, insomma, il rischio che qualcosa che io vada a leggere ti possa turbare, quindi non fare il ganzo, amico. Comunque, proseguiamo al numero 88. Perfetto, zona sicura, perfetto. Sono le 20:53, quando finalmente parcheggi l'auto nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Tra l'altro, zona sicura dobbiamo segnarla, mi pare. Zona sicura, sì. Zona sicura. P88. Ok. Che mi pare un invito a delinquere, così ci vuole la psicologia inversa. Ma forse hai ragione, Walter, cioè... Ma sì, ascolta, guarda che è fico, è fichissimo. È la cosa più figa e trasgressiva che tu possa ascoltare in radio. Fidati, amico. Così pensi che possa bastare, Walter? Spero di sì. Comunque, torniamo alla nostra zona sicura. Sono le 20:53, quando finalmente parcheggi l'auto nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Ti dirigi a sprombattuto verso l'entrata, il luogo dove ti sei dato appuntamento con l'enigmatico studente di giornalismo. Quello deve essere lui, pensi mentre ti avvicini, dato che il suo aspetto dark lo identifica chiaramente. Ciao, sono il fratello di Nadine, lo saluti porgendogli la mano. Piacere di conoscerti. Il mio nome è Berg. Si chiama Berg. Berg. Cosa mi fa pensare Berg? Non lo so. Ascoltaci anche tuo papà. Allora, piacere. Il mio nome è Berg. In quel momento, mentre vi scambiate convenevoli, ti soffermi maggiormente sul suo aspetto fisico. Proprio come sospettavi, si tratta di un ragazzetto di non più di 20 anni, dalla pelle incredibilmente bianca, che contrasta con tutto il resto. Veste infatti dei jeans neri molto attillati, una maglietta dello stesso colore e dei pesanti stivali. Porta i lunghi capelli corvini raccolti in una coda. Ha numerosi piercing sulle sopracciglia, sulle orecchie e sulle labbra. Come ammennicoli noti una grande croce argentata sul petto attaccata a un cordone nero e un enorme anello a forma di teschio, anch'esso argentato. Bah, cioè, come dark mi sembra un po' che lascia desiderare, ecco. Mi sarei aspettato qualcosa di più, ecco. Un po' da Urban Jungle, ecco. Chi è che se lo ricorda Urban Jungle? Io spero che molti di voi se lo ricordino. Sarà meglio andarsene, suggerisce all'improvviso lo studente.
qui. Vicino c'è una sala da biliardo in cui potremmo parlare tranquillamente. Ma allora perché non ci siamo dati appuntamento direttamente alla sala da biliardo? Perdonami. Lo stereotipo del banale, sì, assolutamente sì, si muore. Seguendo il tuo nuovo sodale, o addirittura sodale, entri in una bettola malfamata piena di gente. Quanti di voi scommettono che fra poco faremo un combattimento? Cioè, quanti di voi? Io spero che, cioè, che siamo tutti d'accordo che presto dovremo menare qualcuno. Cioè, io spero che siamo tutti d'accordo su questa cosa. Vabbè. E vabbè. Il vociare delle persone riempie l'ambiente e si somma all'inconfondibile rumore delle palle da biliardo che si scontrano una con l'altra. «Qui dentro nessuno farà caso a noi», dichiara Berg mentre indica un tavolo vuoto e appartato in un angolo del locale. «Sediamoci lì». Non appena vi accomodate, una attraente cameriera in abiti succinti si avvicina per prendere le vostre ordinazioni. Quando mai i camerieri sono così rapidi? Allora, rispetto per la categoria di tutti i camerieri, ci mancherebbe, però quando mai i camerieri sono così rapidi? Cioè, io devo trovarlo ancora un posto che non devi aspettare almeno 10-20 minuti prima che qualcuno si accorga che ti sei seduto. Vabbè. Ma vabbè. Per me va benissimo un rum e cola. Hanejo, per favore, le risponde all'istante. E il mio amico, lo stesso per lui, aggiungi dopo che il Dark annuisce con la testa. Bene, Berg, continui non appena la cameriera si allontana. Ma il giovane ti interrompe bruscamente. Prima di raccontarti quello che so, voglio che tu mi giuri che non parlerai di me a nessuno. Sarà come se io e te non ci fossimo mai visti, e questa conversazione mai avvenuta. Te lo prometto, hai la mia parola d'onore. Bene, esclama Berg un poco più rilassato. Ora raccontami esattamente quello che è successo a Nadine e vediamo se posso aiutarti. Mentre vi portano i cocktail abbastanza carichi di alcol, racconti al giovane studente della mail inviata da tua sorella, del video in essi contenuto e di quello che ti è accaduto in casa sua. Peggio di quanto pensassi, commenta quindi il gotico. Ti aiuterò perché Nadine era mia amica, però devi sapere che tanto la sua vita quanto la tua e la mia sono in serio pericolo. C'è gente molto potente implicata in questa faccenda. Persone che non si nascondono nell'ombra. Ma è meglio che cominci dal principio. Come ti ho detto, il mio nome è Berg. Sono originario dell'Olanda e mi sono trasferito qui grazie a una borsa di studio e per imparare la lingua. Conobbi Nadine una notte a una festa. Lei si interessò a me per il mio aspetto dark, dato che voleva sapere di più su questo stile di vita. Quando seppe che studiavo giornalismo, mi chiese di aiutarla e così tutto ebbe inizio. Ti rivela fissandoti dritto negli occhi, dando una grande sorsata alla sua bevanda. In cosa la stavi aiutando? Sai a cosa stava lavorando tua sorella? Cambiava spesso lavoro ed era molto riservata sull'argomento. Erano tutte apparenze. In realtà Nadine da 3 anni investigava su una morte... Che? No, scusatemi un attimo. Erano tutte apparenze. In realtà Nadine da 3 anni investigava su una morte, addentrandosi via via in un terreno sempre più pericoloso. Madonna, non mi piace per niente come è scritto sto libro, veramente non scorre un cazzo. Veramente non mi piace il modo in cui è stato tradotto. Una morte? E di chi? Domandi sconcertato. Di una giovane di 15 anni che fu trovata orribilmente mutilata. Investigava per conto di chi? Il padre, ovviamente. Angelo Martorelli, un ricco imprenditore italiano che è solito passare lunghi periodi in città. Comunque il signor Martorelli, Martellone, ritorna, ritorna potentissimo. Rum e cola, Cristo, a sto punto, sciottino, rum e pera. Non scorro un cazzo perché è proprio scritto male, cioè è proprio brutto. Non mi piace cioè quello che sto leggendo non mi piace, cioè proprio a livello di estetica delle parole non mi piace, cioè è un po' tra l'infantile e il fintamente ricercato. Vabbè. E perché proprio mia sorella? Perché non la polizia? La mancanza di prove aveva portato all'archiviazione del caso
E tua sorella, nel caso non lo sapessi, vedi il caso, nel caso. Cioè, c'è pure queste ripetizioni che... Allora, no, ma veramente, mi prende male. Cioè, il signor Aldo Rovagnati, che ha tradotto il libro, cioè... No, mo, magari non è colpa sua, perché lui magari ha fatto il lavoro di traduzione migliore del mondo, di adattamento migliore del mondo, però... Cioè, se il signor Velasco, che è tanto fiero della sua opera, anche in spagnolo, diciamo, l'ha riempito di ripetizioni... Ecco, cioè io... Posso capire che un libro game non è un romanzo da premio Pulitzer, ci mancherebbe, però un minimo di ricercatezza comunque, cioè una cosa che devo leggere, una cosa che devo gustare, ecco. Quindi, vabbè. Aldo Gualtiero Carnarsi Rovagna... Cioè, ora, no, oggettivamente, io, perdonatemi, io ci perdo tempo su queste cose perché mi impunto, perché leggendo cose ad alta voce, cioè, io me ne accorgo, se una cosa fila, cioè, questa invece... Boh, sarà pure che è mattina, quindi ho il cervello ancora un po' in pappa, quindi mi stoppo parecchio. Però per dirvi, cioè, il manicomio degli orrori scorreva che era un amore. Cioè, anche il precedente della famiglia Scorpiniti, cioè, voi potete criticarlo quanto volete, ma era scritto perfetto. Era scritto perfettamente. Perché te la prendi col traduttore? Perché non sappiamo chi sia il responsabile di questo disastro. Perché mi dispiace, ma io arriverò stanco alla fine di questa, sia di questa giornata che di questo libro, probabilmente. Ma vabbè, riprovo. Scusate se perdo tempo con queste cazzate, però vabbè. La mancanza di prove aveva portato all'archiviazione del caso. E tua sorella, nel caso non lo sapessi, è una delle migliori reporter che conosco. Ha lavorato per le più prestigiose agenzie di stampa, seppur sempre nell'ombra, indagando su casi di traffico di droga, tratta di prostitute, fino a che Martorelli la mise sotto contratto 3 anni fa, pagandole una somma sostanziosa. Da allora si dedicò anima e corpo a cercare i responsabili dell'uccisione della giovane, Bianca Martorelli. Come ti stavo raccontando prima, io la stavo aiutando, per cui se Nadine è scomparsa, allora anche la mia vita è in pericolo. Un attimo, lasciami assimilare il tutto. Afferri il room e lo finisci in un sorso solo. Cameriera, un altro per cortesia, credo di averne bisogno. Commento assolutamente così, vabbè. Aggiungi, rivolgendoti a Berg, va bene. Continui dopo una piccola pausa. Supponiamo che tutto quello che mi hai raccontato sia vero. Ora rispondi a questa domanda. Sono qui per questo. E abbiamo 5 domande, anzi 4 domande più una scappatoia, fra le nostre opzioni. Le 4 domande sono: Nadine è attualmente fidanzata? Cosa sai del suo ragazzo? Poi, conosci il Gran Grimorio del Papa Onorio o il Malleus Maleficarum? Che relazione hanno con tutto questo? Cosa puoi dirmi a proposito della discoteca Il Tempio? Ho scoperto delle fotografie raffiguranti una specie di festa dark. Sai di cosa sto parlando? Quando vuoi procedere oltre, vai al 120. Allora, tecnicamente questa è una zona sicura, di conseguenza questa è una di quelle a cui torneremo ciclicamente. Appunto, magari è solo scritto col culo, ma infatti, nel senso, io non so se è colpa della traduzione approssimativa del testo, se magari ci sono troppe libertà da parte del traduttore e quindi il testo originale è meglio, oppure se effettivamente il signor Velasco, che ha scritto il libro, è un cane a scrivere, si è solo concentrato sul connettere al meglio i puntini di questo libro game. Vabbè. Ma io direi, iniziamo con qualcosa di più vicino alle corde del ragazzo, insomma, qualcosa che ci sembra più nelle sue corde. Quindi iniziamo dalla festa dark, vediamo se sto tizio ci sa dire qualcosa. Quindi segniamo con una recchia solita questo paragrafo, così ci torneremo immediatamente appena avremo finito con le cose. 120, andiamo al 120. Ops, eccoci qua. 120. Oh merda. Tutto quello che mi hai raccontato è molto interessante, però
Il tempo stringe. Affermi all'improvviso, lasciandoti trasportare dal nervosismo e dalla preoccupazione per la vita di Nadine, non avendo dei chiari indizi su dove possa trovarsi. Cosa sai su di lei e su quelli che l'hanno... e su quelli che l'hanno rapita? Dimmelo, per favore, perché la sua vita è appesa a un filo. Se sai dov'è, dimmelo e andrò a cercarla. Se te lo dicessi, anche la mia vita sarebbe in pericolo. Per questa gente non sarei altro che un miserabile spione. Ma tua sorella era mia amica, glielo devo. Cosa sai? Parla! Aggredisci l'olandese urlando. Va bene, ok, ti dirò quello che so, o meglio quello che sospetto. Ma non mi chiedere di accompagnarti, perché non lo farò. È troppo pericoloso. Non te lo chiederò, avanti, dimmi tutto. Questi miei amici di cui ti ho parlato, non so chi siano questi amici di cui mi hai parlato, quelli che avevo presentato a tua sorella sono dark come me, ma abbastanza diversi. Diversi in che senso? Perché sono dark solo in apparenza. Nessun vero dark farebbe quello che farebbero loro. Per andare dritti al punto, celebrano strane cerimonie, rituali sanguinolenti, nei quali sacrificano animali. Anche se mi hanno invitato più volte a partecipare, io mi sono sempre rifiutato. Per quanto ho sentito, si riuniscano in un vecchio caseggiato fuori città. Si tratta di un enorme edificio completamente in rovine, in una zona isolata e appartata. Se sono loro ad aver sequestrato tua sorella, ci metterei la mano sul fuoco che l'hanno portata lì. È l'unico posto che mi viene in mente in cui possano aver nascosto Nadine. È la pista migliore che ho sentito finora, affermi con tono convinto. Hai finalmente un indizio da seguire. Indicami come ci si arriva e ci andrò immediatamente. Se la tengono lì, la libererò questa stessa notte. Mi spiace lasciarti andare da solo, afferma Berg. Già mi sto giocando il collo per il semplice fatto di essere qui a parlare con te in questo momento. Non preoccuparti, mi hai già aiutato abbastanza. Se scopri qualcosa, chiamami al cellulare, hai il mio numero. Speriamo che tu riesca a trovare Nadine. Tranquillo, ti terrò informato. Ora dimmi come raggiungere il caseggiato. Va bene, però prima prendi questo. Potrebbe esserti utile, risponde lo studente di giornalismo, porgendoti un tubetto che ha tirato fuori dalla tasca. E ci regala uno spray al peperoncino, modalità d'uso. Durante un combattimento, dopo aver vinto un tiro di contesa per l'attacco, invece di ferire il tuo rivale con l'arma abituale, puoi scegliere di spruzzargli in faccia lo spray al peperoncino. Il tubetto è quasi vuoto. C'è la quantità sufficiente per un solo utilizzo. Quando lo usi, un composto infiammatorio causerà al nemico un'irritazione agli occhi, difficoltà respiratorie, prurito alle narici e una forte tosse. Il tuo rivale riceverà un D6 più 1 di punti di danno, senza necessità di tirare per la localizzazione del danno, e bypassando qualsiasi tipo di protezione. Inoltre, per il resto del combattimento avrà un malus di meno 1 a tutti i tiri di contesa per l'attacco. Segna lo spray sul registro, occupa uno spazio nello zaino. Dopo aver accettato il gradito regalo di Berg, ascolti con attenzione le sue indicazioni riguardo la posizione dell'edificio abbandonato in cui potrebbe trovarsi tua sorella. Allora, andiamo a segnare lo spray al peperoncino. Quindi... spray peperoncino P, questo è il P120, avevamo detto. Perfetto, così sappiamo come si utilizza questo oggetto. Fantastico. Lo metto vuoto perché il tizio è talmente dark da spruzzarlo negli occhi. Spruzzarselo negli occhi da solo. Esatto, guarda. Cioè, Simo, ho pensato la stessa cosa. Ho pensato la stessa identica. O faceva qualche giochetto. Dice che non partecipa alle feste dei darkettoni, ma secondo me a casa sua pure lui dà dei festini niente male. Assolutamente. Resterò incollato al cellulare. Ti saluta infine lo studente. Molto bene, lo terrò presente. Grazie mille per il tuo aiuto. E non preoccuparti per i cocktail, questo giro lo pago io. Sottrai 18 euro per saldare le vostre consumazioni. Ma perché? Perché? Vabbè. Quindi da 460 andiamo a 342.
442. Perfetto. E andiamo. Continuo l'avventura al paragrafo numero 16. Andiamo al 16, ragazzi. Andiamo al 16. Di nuovo zona sicura. Vabbè. Dopo esserti separato da Berg, sei impaziente di seguire la pista che al momento hai a disposizione. L'unico indizio che possa guidarti fino al luogo in cui tengono prigioniera tua sorella. Si è già fatta sera, quindi non appena arrivi alla tua auto, apri il bagagliaio e recuperi una piccola torcia. Sai che il luogo in cui stai andando sarà completamente al buio ed estremamente pericoloso, trattandosi di un edificio in rovina. Dopo una rapida ricerca, trovi quello che stavi cercando e verifichi che funzioni correttamente. Sì, piccola torcia, segnala sul registro, occupa uno spazio nel tuo zaino. Ok, andiamo a segnare quindi la torcia, immancabile torcia, e anche il paragrafo 16 come zona sicura, e andiamo avanti. Ti avvii verso la periferia della città per raggiungere la tua meta. Per fortuna c'è poco traffico, per cui una cinquantina di minuti dopo esserti congedato dall'olandese, stai guidando per una strada secondaria per poi imboccare un sentiero di terra non asfaltato. La fortuna sembra essere al tuo fianco, dato che il cielo è senza nuvole, con una luna quasi piena che ti permette di avere una buona visibilità sulla zona circostante. In lontananza, sopra una collina, distingui il profilo dell'enorme edificio abbandonato. Non puoi evitare che ti venga un nodo alla gola. Continuare avanzando con l'automobile sarebbe molto rischioso, poiché i fari rivelerebbero la tua posizione, se già non è successo. Per cui decidi di proseguire a piedi. Parcheggi la macchina in mezzo a due ulivi, vicini al sentiero, in un posto che riuscirai a localizzare facilmente al tuo ritorno. Dopo esserti armato di coraggio, ti dirigi verso la sinistra costruzione. Ci vuole un bel fegato per fare quello che stai facendo. Camminare in piena notte in una zona sconosciuta verso un casermone abbandonato che potrebbe essere pieno di malintenzionati. Gli stessi che hanno sequestrato Nadine, che ti hanno già attaccato nel suo appartamento. Però la vita di tua sorella è in pericolo e tu sei l'unico che può fare qualcosa. Cazzo! In che situazione di merda mi sono ficcato? Se riusciamo a scamparla, Nadine, mi devi un grossissimo favore. In quel momento abbandoni i tuoi pensieri e torni alla realtà, dato che ti è sembrato di avvistare qualcosa. Ed effettua un tiro di percezione con difficoltà 5. Devi lanciare un dado. Al risultato aggiungi il tuo punteggio di percezione. Se il totale è 5 o più, hai superato la prova con successo. Quindi, Walter, tiro. Urbex Squad, veramente. Walter, andiamo a fare un tiro di dado, se puoi. Se ci sei. E andiamo a vedere. Percezione abbiamo 0, quindi dobbiamo affidarci solamente al dado che lancerai, mio caro Walter. Vediamo. 4, mannaggia, non abbiamo vinto. Tu metto, ok, che dici? I just feel like my heart is going to burst because it's full of rainbows. Se ce la fai vai al 38, altrimenti vai al 57. Vuoi vedere che adesso ci danno una mazzata in testa e moriamo? Se moriamo, finita l'avventura, cioè finita proprio. Cioè, poi questo libro game me lo rigioco per cavoli miei, probabilmente. Vediamo se finisce come l'altro, che ci danno una mazzata in testa e moriamo. Ok. Probabilmente abbiamo perso qualcosa di fondamentale, ma vabbè. Anche se ti è sembrato di scorgere qualcosa di strano, dopo esserti guardato intorno non noti niente di anomalo. Maledizione, devo tranquillizzarmi. Non posso permettere di farmi sopraffare dalla paura. Devo tenere la mente sgombra e gli occhi ben aperti. La vita di Nadine dipende da me. Continua l'avventura al 74. Chissà cosa avremmo trovato o visto
se avessimo azzeccato la prova, però purtroppo la percezione è quello che è, soprattutto non abbiamo ancora abbastanza punti esperienza per alzarci le caratteristiche. Andiamo. Prosegui avanzando e pensando al sequestro di Nadine, ma all'improvviso un'altra recinzione ti blocca il passo. Non lontano da dove ti trovi scorgi un cartello pendente con scritto divieto d'accesso, edificio in rovina, pericolo di crolli. Avresti trovato Nadine, te lo immagini? Così. Oh, trovato, a posto, fine avventura, good ending. A posto. Oh, Nadine, stai qui, è perfetto. Sarebbe stato fighissimo, ma non è così evidentemente. Cazzo, maledizione, proprio quello che ci mancava. Volente o nolente devo entrare. Cercherò un posto dove poter scavalcare. Per fortuna non devi camminare troppo. Dopo una trentina di passi trovi delle tavole e delle grandi casse impilate contro la recinzione, che ti permetteranno di saltare dall'altro lato. È palese che qualcuno abbia messo lì i materiali proprio per quello scopo, forse gli amici di Berg, ma tutto sommato in questo momento non te ne importa granché. Ti arrampichi sull'instabile struttura e ti lasci cadere al di là della rete, sano e salvo, senza esserti fatto scoprire da nessuno. Intorno a te regna il silenzio, per cui acceleri il passo e ti dirigi verso l'ingresso principale della costruzione, che si trova a circa 20 metri di distanza. Prima di arrivare, stai attento a restare nascosto e fuori dal raggio visivo di eventuali osservatori in prossimità dei finestroni ai piani superiori del caseggiato. Sei terribilmente nervoso, con il respiro accelerato e il cuore che sta quasi per scoppiare. Fortunatamente il portone è aperto e si spalanca verso l'interno con un leggero scricchiolio che ti fa rabbrividire. Dopo aver dato un'occhiata fugace e constatato che non sembrano esserci pericoli, nell'oscurità la visione è difficoltosa e regna un silenzio tombale, decidi di accendere la torcia che hai portato con te. Il debole fascio di luce illumina un pavimento di piastrelle ricoperte a terra di terra e immondizia, escrementi di roditore e anche di qualche altro animale di maggiori dimensioni, a giudicare dall'aspetto e dall'insopportabile fetore che emanano. Qualcosa però ti fa ghiacciare il sangue nelle vene, ovvero delle pitture e dei graffiti realmente spaventosi sulle pareti. Il disegno più inquietante è un grosso pentacolo che si trova alla tua sinistra. Al centro si distingue in colore rosso l'impronta di una mano trascinata lentamente sul muro. Una traccia scarlatta di vernice, anche se la tua mente non smette di ripetersi che potrebbe trattarsi di sangue. Tac, tac, tac. Cazzo, rumore di passi. E vengono dal là davanti. Merda! Pensi velocemente mentre ti appoggi alla parete e spegni la torcia. Sei terrorizzato dalla possibilità che qualcuno ti scopra. Le opzioni sono: sei molto vicino al portone d'ingresso, se vuoi tornare sui tuoi passi, uscire all'esterno, 85. In questo stesso corridoio, sulla sinistra, a 3 metri da dove ti trovi, ora c'è una porta semiaperta. Se vuoi entrare in quella stanza per provare a nasconderti, 97. Se sei stanco di questi giochetti e vuoi affrontare direttamente lo sconosciuto, 114. Scappa! Ma Simo, ma come scappa? Ma come scappa? Simo, ci rendiamo conto? Cioè, questa è l'occasione perfetta, vedete? Questo è proprio uno di quei spara moment e tu dici scappa, ma scusa, ma che priore sei? Ma perdone, bucca, è certo che buccamo. Io sarei molto tentato di andare proprio a muso duro con chi mi sta andando contro, cioè, perché sicuramente non se lo aspetta che io vada lì a tipo a tirargli un cartone, però raffica di dadi alle 7:48 no. No, tranquillo, no, se adesso è anche troppo tardi per fare un qualsiasi combattimento, quindi dunque, direi. Allora, io sono molto tentato di andare ad andare a muso duro con lo sconosciuto. Quindi, proprio
e gli dai un cartone in faccia, così chiunque sia. Però probabilmente, allora, scappare no, cioè andarsene via la escludo completamente, però anche la porta semiaperta per cercare di fare una cosa un po' più stealth io la valuterei come opzione. Quindi muso duro. Però Simone, tu ci dici muso duro, ti sei un attimo rinsavito, quello scappa veramente, io non capisco da dove ti sia potuto mai uscire, Simone. Io non ti ho cresciuto così, cioè, non ti ho cresciuto e basta. Però vabbè, non è questo il punto. Il punto è che, ma sì, dai, che cazzo ce ne frega, ragazzi, ma andiamo a muso duro. E quindi 114. E vaffanculo. E così alle brutte muori e amen. Esatto, cioè proprio, dai, cioè, noi se facciamo questa rubrica è per l'epicità del momento, perché insomma dobbiamo, ecco, poi anch'io, nel senso, io probabilmente sono abbastanza così, nel senso, io o mi frizzo oppure vado, perché vaffanculo, cioè non voglio assolutamente stare lì a farmi prendere dallo sconforto, così. 114. Impaziente di scovare qualche indizio che ti segnali la presenza di tua sorella, accendi nuovamente la torcia e avanzi con passo deciso in direzione della fonte del rumore, che non sembra provenire da molto lontano. Percorri il corridoio d'ingresso e svolti dopo un angolo, dove ti imbatti in un estraneo che ti guarda minaccioso. Bastardo, abbiamo un tirapugni con noi. Vediamo se sei più duro di noi. Continua il numero 8. Bastardo. Ti faccio vedere io. Bastardo. Andiamo al numero 8. Il soggetto che hai di fronte ha in mano una piccola torcia e ha tutta l'aria di essere un vagabondo alcolizzato e dipendente da altre sostanze. Un soggetto alquanto pericoloso, insomma. Osservandolo con attenzione, non pensi possa avere più di una quarantina d'anni. Però è chiaro come abbia avuto una vita abbastanza dura. La bocca quasi completamente sdentata e il volto solcato da innumerevoli rughe con una barba di qualche giorno, a cui si aggiunge l'insopportabile fetore emanato dai suoi vestiti luridi e sgualciti. Non appena ti vede, lo sconosciuto fa un passo indietro e infila la mano libera nella tasca della sua giacca logora, mostrando un atteggiamento chiaramente minaccioso. Cerchi di aprire la bocca per dire qualcosa, ma il vagabondo ti anticipa, rompendo con la sua voce cavernosa l'imbarazzante silenzio che si era creato. Ok, cosa abbiamo qui? Che ci fa un damerino come te in un posto del genere? Forza, parla! Cosa ci fai qui? Sto cercando mia sorella. Tua sorella? Qui? Che storia idiota è mai questa? In ogni caso non mi interessa. La cosa importante è che qui non c'è nessuno che possa sentirti gridare. Puoi credermi, ho controllato da cima a fondo in cerca di un posto dove dormire. Avanti, girati e mettiti contro la parete, aggiunge facendosi aggressivo e tirando fuori dalla tasca un lungo e minaccioso coltello arrugginito. Forza, non farmi perdere tempo. Contro il muro e butta a terra tutto quello che hai. Non mi hai sentito, pezzo di merda? Maledetto figlio di puttana, non ci penso neanche. Sei proprio un imbecille. Il clochard, da vagabondo, senza tetto, ha detto clochard. Si avventa su di te cercando di accoltellarti, ma per fortuna riesce a schivare la lama che ti sfiora solamente. Preparati all'inevitabile scontro con questo bastardo. La tua vita è in pericolo. Comunque, signori, direi che alle soglie di questo combattimento che si preannuncia particolarmente intenso da affrontare, quindi mettiamo la nostra canonica orecchia alla pagina. Che bello. Direi che possiamo salutarci qui, perché giustamente ormai si è fatto un po' tardi e quindi ricominceremo proprio alla grandissima la prossima volta. Scusate questo sbadiglio. E io vi ricordo che questa è una trasmissione di Runtime Radio, www.runtimeradio.it, per ascoltarci in diretta e in differita. I nostri social per seguirci sono a vostra disposizione, quindi non avete per niente delle scuse per non venirci a trovare, per non essere dei nostri.
Assolutamente. Quindi, che vi dico, signori? Fate alla meglio. Zotico inopportuno, clochard figlio della mia. Esatto. Che dialogone. Certo, non è il massimo mettersi lì a picchiare un povero senza tetto. Per carità, povero, cioè, sarà anche un bastardo, come ce lo descrivono. Cioè, se va in giro con un coltello grosso così, probabilmente non è esattamente la persona più accomodante del mondo, però... sicuramente, ecco, cioè non mi fa piacere dover menare un senza tetto. Sicuramente un gotico sadomaso sarebbe stato più divertente da picchiare, probabilmente. Magari più divertente che per il gotico sadomaso, però niente, non si può avere tutto dalla vita. E quindi ricominceremo la prossima puntata picchiando un barbone, praticamente. Insomma, non si picchiano i clienti, disse lo spacciatore. Oddio, ragazzi, veramente. Cioè, infatti, potevamo giocarcela sul guarda, fragia, se vuoi ti vendo, cioè, c'ho la roba, quindi non te la prendere, però no. La buttiamo sul bastardo ti ammazzo. E vabbè, è così. Comunque, signori, grazie veramente tanto per averci seguito per la vostra immensa pazienza, a voi in diretta e a voi in differita. Io vi ricordo che questa è una trasmissione di Runtime Radio, www.runtimeradio.it per ascoltarci in diretta e in differita di nuovo, e seguite Runtime, perché sotto le feste, insomma, l'avete visto quanto diventa effervescente, proprio che ogni giorno c'è qualche sorpresa, soprattutto qua nel periodo natalizio. E vi basterà naturalmente per rimanere aggiornati su quello che faremo da qui fino alla fine dell'anno, vi basterà ovviamente andare sulla nostra fantastica, sul nostro fantastico canale Runtime, la radio geek, e niente, grazie veramente tanto per averci seguito anche questa mattina, e possiamo passare alla nostra fantastica sigla finale, che era l'ultima cosa che mancava. Che dire, finiamo due minuti prima questa mattina, ma va bene così. E detto questo, io vi saluto e vi auguro una buona giornata.